Davanti a questo spettacolo mi trovo a pensare quanto l'uomo sia speciale. Può distruggere e autodistruggersi, ma può essere anche creatore, e un'opera come questa ne è la prova. Fino a qualche anno fa qui non c'era niente. Oggi c'è un lago artificiale con 70 milioni di metri cubi di acqua. La nostra riserva di acqua. Un luogo straordinario dove fermarsi e riflettere in pace. Guardo quest'acqua e non posso non pensare al suo viaggio verso le nostre case. Anche grazie a questa splendida riserva di acqua, circa 1 milione di abitanti sono serviti giorno e notte. Sembra incredibile, ma è ciò che facciamo tutti i giorni qui a Firenze, nell'impianto dell'Anconella. Diamo tutto per scontato, ma scontato non è. Nel 2003 e nel 2012, 2 anni particolarmente siccitosi, se non ci fosse stato questo invaso, avremmo dovuto razionare l'acqua e in molti luoghi sarebbe mancata per diverse ore al giorno. Se l'uomo non si autodistruggerà, credo che questo possa davvero essere un mondo migliore. Forse avremo un mondo più pulito, riusciremo a inquinare meno. I fiumi ritorneranno a essere balneabili, i mari saranno sempre più puliti e l'acqua di casa nostra sempre più buona. Forse saremo così bravi che non sprecheremo più niente, ma utilizzeremo solo ciò che è necessario. E ciò che è scarso e limitato lo utilizzeremo con maggior consapevolezza e attenzione. È nostro dovere ricordarci che il mondo in cui viviamo l'abbiamo preso in prestito dai nostri figli e dovremo renderglielo, magari meglio di come ce l'hanno restituito i nostri padri. Il nostro fiume. Il dantesco fiumicel di incomparabile bellezza e naturalità. L'esile fiume che fu dissacrato dallo scrittore Mark Twain, cantore del grande Mississippi, che trovava bizzarro definire l'Arno un fiume, ma di cui conosceva bene la grande storia in chiaroscuro. Una storia dove convivono cultura e bellezza, così come cupi e sanguinari eventi. Lo vediamo sovrastato da meraviglie rinascimentali e da città universali. Perché l'Arno è il fiume delle prime civiltà e dei secoli d'oro del Rinascimento. Lungo le sue rive sono nate cose uniche al mondo. E poi il suo carattere ambivalente, noto nei secoli. Secco e polveroso, o flagello della città per ben 56 volte, non da ultima la tragedia del 1966, che mosse da ogni angolo del mondo gli angeli del fango. La storia con il fiume Arno richiede di essere costruita. E noi garantiamo la costruzione di questo amore. Ogni giorno individuiamo le aree del territorio dove la forza dell'acqua o la friabilità delle rocce sono un rischio. Con opere specifiche
difendiamo il territorio e preserviamo la qualità e la quantità delle acque. Abbiamo imparato dal passato che con il fiume non ci si scontra, ma ci si convive anche quando si arrabbia. Vogliamo poter guardare l'Arno senza alcuna paura e per questo, in caso di piena, lo orientiamo verso aree sicure ed allagabili. Il buon governo dell'acqua rappresenta per noi la strada verso l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'elemento decisivo per il benessere e per la crescita del nostro territorio. Questo fiume bizzoso, per noi uno di famiglia, avrà presto il suo gran giorno. Persino il sogno del tuffo in Arno diventerà possibile. Inizierà il futuro e tutti noi festeggeremo l'Arno dell'anno 1. Percepiamo l'acqua come un elemento essenziale. Siamo abituati ad averla comodamente e in abbondanza, dando per scontato di vederla uscire dal rubinetto, sempre. Solo i provvedimenti per la riduzione dei consumi o l'arrivo della bolletta ci fanno riflettere un po' di più sull'uso che ne facciamo. Il ciclo dell'acqua è lo stesso da secoli, ma oggi i grandi agglomerati urbani e industriali consumano molta più acqua che in passato. E l'acqua restituita all'ambiente è molto inquinata e richiede un'opera di depurazione molto sofisticata. Noi esseri umani siamo abituati all'acqua che si vede, le piogge, i fiumi, i laghi, e non consideriamo il mondo sotterraneo dell'acqua così sostanziale per la nostra vita. Le fognature sono diventate una parte fondamentale del ciclo dell'acqua in tempi moderni. Esse sono garanzia di igiene e permettono la raccolta delle acque di scarico. Queste vengono condotte verso il depuratore di San Columbano, dove l'acqua viene trattata e restituita all'ambiente, per essere di nuovo fonte di vita. Ogni mattina, lungo la strada per il lavoro, il depuratore si mostra in lontananza, con le sue torri, i cilindri degli imponenti gasometri e digestori. I nomi evocano strutture industriali, lo stravolgimento dell'ambiente naturale e la paura di cattivi odori. Per me, quelle strutture ricordano invece delle sfingi buone, enormi ed efficienti, pronte a sparire all'occhio dietro le nebbie, ma sempre presenti nel servire il fiume, a cui restituiscono acqua pulita. Realizzare un servizio per i comuni della Piana Fiorentina ha richiesto tempo. Tempo necessario ad attenuare i timori sempre legati ad opere del genere. Il nuovo fa paura e forse, viste le vicende dell'uomo, non ha torto. Mai dimenticare nel nostro lavoro che il risultato di quello che facciamo è valutato da noi stessi, dai cittadini e dall'ambiente. Oggi posso dire con soddisfazione che la sfida è stata vinta e che le scelte coraggiose di amministratori e tecnici hanno fatto sì che un'opera difficile come il depuratore divenisse davvero un patrimonio dei comuni che se ne servono. Ma il vistoso impianto non è il primo attore. Una ragnatela occulta di tubazioni ed opere idrauliche raccoglie le acque di scarico e le convoglia fino al depuratore. Un reticolo che equivale alle arterie del corpo umano, dunque fondamentale alla vita. Senza queste opere, i nostri fiumi sarebbero invivibili. Noi contribuiamo
con acqua di qualità, alla vita di famiglie ed imprese. E saldiamo il debito restituendo acqua all'acqua stessa. La gestione dell'acqua è un'attività delicatissima che comporta responsabilità. Una responsabilità che vive tra presente e futuro. Oggi assicurare in ogni momento questo bene essenziale a tutti. Domani garantirlo alle generazioni future. Il territorio è il primo soggetto del nostro intervento. Difatti, la tutela della risorsa idrica e lo sviluppo innovativo delle infrastrutture per la sua distribuzione contribuiscono in modo consistente all'equilibrio tra sviluppo economico, qualità sociale ed ambiente. L'esperienza dei fontanelli ben rappresenta la nostra idea di servizio idrico. Non solo abbiamo ricostruito le fontane come luogo di aggregazione, ma abbiamo favorito un impatto positivo in termini di risparmio sull'ambiente e sulle famiglie. Sullo sfondo, costante è il nostro impegno a realizzare un servizio di massima qualità, motivo di soddisfazione per tutti gli utenti e anche per noi. Per realizzare questo equilibrio, occorre intervenire su più livelli. Accanto alla bontà dell'acqua erogata, garantire l'efficienza nella depurazione delle acque di scarico e i tempi di intervento. Come Publiacqua, ci siamo posti l'obiettivo della massima qualità ed efficienza, non esitando ad intraprendere un percorso di profondo cambiamento ed innovazione. Una rivoluzione che ci ha portato ad essere i primi, in Italia e in Europa, ad aver adottato sull'intera filiera operativa i più moderni processi di gestione del servizio idrico. Ma la tecnica necessita anche di un fattore umano, la visione del futuro, la voglia di mettersi in gioco. Questo ha reso possibile l'innovazione che registriamo nella gestione della rete idrica. La tecnologia si è coniugata con il desiderio di ampliare le proprie prospettive. Desiderio ribadito quotidianamente dalle persone che operano in Publiacqua. Mi chiamo Susanna Giannetti, ho 48 anni, mi occupo di sicurezza da circa 20 anni e sono in Publiacqua dal 2003. Sono un addetto del servizio prevenzione e protezione e il nostro compito è quello di adottare necessari per adottare il